Sono in auto, sto parlando da solo, eppure riesco a intrattenere, parlando di cultura generale, diverse persone. Se non è un superpotere questo, allora veramente non so che cosa sia. Scherzi a parte, ma neanche tanto, benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diari di Viaggio on the road. Oggi voglio parlare di supereroi, parlando nello specifico di determinati superpoteri, e lo farò in una maniera leggermente diversa dal solito, perché normalmente prima vi parlo dell'argomento e poi faccio la mia domanda. Oggi voglio partire direttamente con una domanda. Qual è la tipologia di supereroe che preferite? Vengo e mi spiego meglio. Intendo puntare di più al supereroe che ha il superpotere fantascientifico, alla Superman, quindi l'uomo in grado di volare, di evitare i proiettili, oppure il supereroe che è la persona normalissima che però ha un super portafogli a fisarmonica, non lo so, alla Iron Man, alla Batman, una persona che non ha nessun superpotere, ma ha una grandissima quantità di gadget tecnologici, magari è abbastanza palestrato, ma non è una cosa completamente fantascientifica. Entrambe le tipologie di supereroi hanno naturalmente i loro pregi e i loro difetti. E seppur vero che questa domanda a prima vista potrebbe avere una risposta molto semplice, beh, che ci vuole, preferisco questo, preferisco quello, secondo me le implicazioni di questa domanda sono molto più profonde e hanno a che fare anche con il modo che ha poi il supereroe di interfacciarsi con il mondo in cui viviamo. Quindi se c'è un vero e proprio superpotere a livello fantascientifico, dovrebbe funzionare completamente la segretezza, l'identità segreta, stile Superman e Clark Kent, oppure si dovrebbe avere una soluzione differente, se ci si dovrebbe mettere completamente nelle mani di un governo o dei governi mondiali per venire incontro ad aiutare l'umanità, si potrebbe avere comunque la possibilità di non avere quello che è un vigilante da film, ma una persona che effettivamente può aiutare in determinate situazioni grazie a un superpotere, quindi sarebbe preferibile, anche se parliamo di una cosa proprio a livello fantascientifico, oppure sarebbe preferibile invece avere una persona normale che riesce a gestire in maniera molto intelligente ed oculata i propri investimenti, tanto da poter avere una quantità industriale di denari, letteralmente da buttare in gadget, che possano essere utili per aiutare gli altri in puro altruismo. E in realtà, guardando a come attualmente alcune di queste persone, che diremo che hanno più che un superpotere, un super portafogli, come si sono interfacciate queste persone con il mondo moderno, mi lascia molto da pensare su determinate situazioni. Tempo fa un gruppo di ragazzi giovanissimi, se non ricordo male giocatori di una squadra sportiva, rimasero bloccati in un gruppo di caverne sotterranee. C'è stato molto lavoro da parte dei soccorritori per riuscire a liberare questi ragazzi. In mezzo ci si era infilato anche Elon Musk, proponendo soluzioni più o meno improbabili. In un commento sotto un video che analizzava questo fatto del buon Arnaldo Pangia, avevo osservato che il funzionamento della macchina dei soccorsi è qualcosa di particolarmente complesso, non sempre è come in un film che la soluzione è lì davanti agli occhi e si trova in un attimo. E soprattutto dopo che le squadre stanno tentando il tutto e per tutto, e arriva qualcuno a dare commenti e consigli letteralmente improponibili, non è di aiuto, tutto il contrario. Infatti l'esempio che ho fatto è stato quello di tutti i soccorritori stanchi e spossati dopo aver fatto una serie di tentativi passando sotto le grotte per mandare dell'ossigeno, come se arriva uno e si mette a sbraitare molto forte, ma la soluzione è ovvia, è lì davanti a tutti, si manda dell'ossigeno ai ragazzi gonfiando con l'ossigeno dei palloncini di SpongeBob che mandiamo dentro la grotta. Perché indubbiamente avere un portafogli superiore alla media non necessariamente significa di avere anche un'intelligenza superiore alla media. E forse è questo che bisogna considerare quando si pensa all'ipotesi del supereroe, a quale potrebbe essere il modello di supereroe ideale, se si debba puntare soprattutto a quello che è il superpotere o il superportafogli, o se quello che fa l'eroe e il supereroe è soprattutto una fine intelligenza. E lascio questa risposta a voi. Io vi dico che, onestamente, secondo me uno dei
superpoteri che mi piacerebbe, che è fantascientifico ma che potrebbe funzionare secondo me molto bene, è il teletrasporto. E tra l'altro in un vecchio episodio di Diario di Viaggio on the road, il 99, ho parlato anche di teletrasporto e di quali potrebbero essere le implicazioni nella vita del XXI secolo. Insomma, parliamone nei commenti oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene, vi ricordo di iscrivervi gratuitamente al canale per ricevere il buon profumo di nuovo iscritto, vi ricordo il canale Telegram per le notifiche. Detto questo, qua in alto trovate lo scorso episodio, in basso un video che secondo YouTube potreste trovare interessante, toccate la mia faccia per iscrivervi al canale, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!